evocato dalle donne di Argo come toro che emerge dalle acque. Dioniso è il dio che ha suprema familiarità con le donne. I suoi nemici dicevano che rivelava misteri e le iniziazioni per sedurre le donne di altri. Se le Cariti gli fanno un regalo, sarà un peplo che è veste femminile. Dioniso non scende sulle donne come un predatore che le attanaglia il busto, poi improvvisamente lascia la presa ed è già lontano. Dioniso le insidia in ogni momento, perché la loro fisiologia confluisce in lui. Il succo della vita gli appartiene come ogni succo della vita. Sovrano della natura umida, Dioniso è liquido, una corrente che avvolge. Pazzo per le donne, pazzo per le femmine, lo chiama più volte nonno, suo ultimo celebratore. La cristiana malizia di Clemente Alessandrino ricorda Dioniso come coiropsales, colui che tocca la vulva. Anzi, che sa farla vibrare con le dita come le corde di una lira. E i Sicioni lo veneravano anche come eforo delle parti femminili. Dioniso è l'unico dio a cui non occorre mostrarsi virile neppure in guerra. Quando il suo esercito muove verso l'India, somiglia a un clamoroso corteo di ragazze. Il fallo di Dioniso è allucinogeno prima che impositivo. Ha natura vicino al fungo. Al parassita, all'erba tossica raccolta nel cavo del tirso. Non conosce la fedeltà agraria, non si stende nel solco tracciato, dove Iasone copula con Demetra, non si apre la via tra le floride messi, ma nei boschi più aspri. È una punta metallica celata sotto innocue foglie verdi. Non vuole inebriare per fomentare la crescita, ma la crescita sorregge l'ebbrezza, come lo stelo di una coppa. Dioniso non è un dio utile per tessere, annodare, ma un dio che scioglie, dissolve. Le tessitrici sono sue nemiche. Eppure viene un momento in cui abbandonano il telaio per galoppare dietro di lui, sui monti. Dioniso è la corrente di cui avvertiamo in lontananza lo scorrere incessante, come un rombo lontano, e un giorno può dilagare su tutto. Come se lo stato non sommerso delle cose, la sobria delimitazione, fossero una breve parentesi, subito annullata. Per secoli i poeti, i filosofi, i mitografi avevano raccontato e commentato la scena della dea al bagno, nelle sue numerose varianti. Si trattasse di Artemis spiata da Ateone, o di Atena sotto gli occhi di Tiresia, o di Persefone sotto quegli onniveggenti di Zeus. Ma occorreva giungere all'epicedio della paganità, un secolo dopo Costantino, perché nei versi di nonno si svelasse la scena precedente a quel bagno. Non era soltanto la calura meridiana a spingere i corpi mitici verso l'acqua. Nel caso di Semele fu innanzitutto il bisogno di lavare sangue, molto sangue. Ma com'era cominciato tutto? La principessa Semele guidava le sue mule per le strade di Tebe, vibrando una frusta argentea. Improvvisamente ricordò uno strano sogno di quella notte. C'era un albero vasto e tra le foglie spiccava un grosso frutto ancora acerbo, coperto dal madore della rugiada. Una fiamma dall'alto incenerì il tronco, ma il frutto rimase intatto. Si intravidero le ali di un uccello che lo rapivano verso il cielo. E in alto, lacerando la tela di fondo del cielo, si protendeva una coscia maschile, e una mano cuciva quel frutto dentro la coscia, imprigionandovelo sotto fibbie d'oro. Poi il bubbone si apriva e ne spuntava una figura di uomo dalla natura di toro. Semele sapeva che l'albero era lei stessa. Raccontò il sogno al padre. Cadmo fece chiamare Tiresia. Semele immaginava la risposta, un sacrificio. Quando qualcosa è incerto e temibile, si uccide un animale. Ma quale animale? Un toro, disse Tiresia. E Semele con le sue mani doveva sacrificarlo. Accese lei stessa il fuoco sull'altare,
Stava molto vicino alla vittima e al momento dell'uccisione uno spruzzo di sangue la investì sul ventre. Toccandosi le trecce, sentì i capelli impiastricciarsi e nell'abbassare gli occhi vide che tutto il chitone era zuppo di sangue. Allora corse, nascosta dalle alte canne, verso l'asopo. Poco dopo, il sangue era dimenticato. In quell'acqua che conosceva da sempre, nuotava con la testa fuori, contro la corrente. Scuoteva al vento il terrore notturno. Dall'alto, Zeus scrutava Semele al bagno, ferito dal pungolo amoroso. Trascurava la terra spalancata ai suoi piedi, per fissare quella pozza d'acqua con nuotatrice. Guardavano Semele le mule, pazienti nell'attesa della padrona, e Zeus, l'occhio del dio, scivolava sulla pelle bagnata, dalle dita al collo scoperto, astenendosi soltanto dai misteri del ventre, e si fermava sul petto, luccicante come un'armatura. Dalle punte dei seni volavano giavellotti acuminati, a conficcarsi nella piaga aperta da Eros. Quella principessa gli era sembrata per un momento un'altra principessa, Europa, che aveva rapito a Sidone. No, non era Europa, ma il sangue della discendenza le accomunava, poiché Cadmo era fratello di Europa e lo splendore, la patina dello splendore. La mente di Zeus lasciò i cieli per nuotare accanto a Semele. Guardava il sole con impazienza. Soltanto nella notte avrebbe potuto raggiungere il letto di Semele. Nel buio si alzarono silenziosamente le sbarre del palazzo di Tebe. Zeus si sporse sul letto di Semele in forma di toro, dalle membra umane. Poi fu una pantera, poi un giovane contralci di vite fra i riccioli. Poi si arrestò nella forma perfetta, il serpente. Zeus prolungava il coito come una storia senza fine. Ricapitolava la storia del dio che stava per essere generato. Il serpente scivolò sul corpo tremante di Semele e leccò il suo collo con dolcezza. Poi, stringendole il torace in una delle sue spire e fasciandole i seni con un cinto squamoso, la cosparse di un liquido miele, non già di veleno. Ora il serpente premeva la bocca sulla bocca di Semele e una bava di nettare colava sulle labbra di lei e la intossicava, mentre sul letto si inerpicavano foglie di vite e nell'oscurità pulsava un suono di tamburelli. La terra rise. Dioniso fu concepito nel momento in cui Zeus gridò il nome con cui, per secoli, sarebbe stato invocato. Euoi.